Ciao a tutti, benvenuti e benvenute in un nuovo video. Oggi andiamo a rispondere alla domanda: è un ritorno stabile? Allora si presuppone che ci sia già stato il ritorno della persona che ti sta a cuore. Andiamo a vedere se questo ritorno sarà stabile oppure no. Ok, tu sai che queste carte sono sia per lei che per lui. Vediamo un attimo. Se questo ritorno è un ritorno stabile. Allora, sentimi bene. Allora, qui per fare in modo che il ritorno sia stabile c'è da lavorarci su parecchio, ok? Perché diciamo che voi siete uniti da una grande spinta passionale, va bene, che però spesso e volentieri porta, diciamo così, a delle rotture abbastanza dolorose, ok? Siete due passionali entrambi, siete anche molto simili sotto certi punti di vista, però questa forza, questa passione, diciamo così, violenta anche a volte che vi lega, porta spesso e volentieri a dei grandi conflitti, a delle grandi sofferenze. Ritornando, diciamo così, alla domanda dalla quale siamo partiti, c'è bisogno di lavorarci su molto, ok? Quindi il ritorno c'è stato, adesso diciamo che siete in una fase, di calma e di serenità, però qui mi dicono le carte, i conflitti sono sempre dietro l'angolo. È necessario lavorare molto su se stessi, sia te che la persona, per cercare di arginare queste falle che fanno parte della vostra storia, diciamo così, ecco, altrimenti rischiate veramente di trovarvi troppo spesso in situazioni poco felici. Quindi, ritornando alla domanda iniziale, è un ritorno stabile? La risposta è può esserlo, a patto che lavoriate molto su quelle che sono i problemi a livello conflittuale che affliggono la vostra coppia. Ok? Ciao, appuntamento al prossimo video.